scorsa assemblea. Vi voglio informare, che il Presidente dei Revisori dei Conti con i Revisori dei Conti all'altro giorno hanno aggiornato quello che è lo stato della di Bari. Faccio un esempio: a Bari ci sono 50 posti barca, di cui 30 occupati e 20 liberi. Noi, se avessimo altri 50 posti barca, li occuperemmo in pochissimi secondi. Cioè, questo vi fa capire anche il peso che la nostra struttura ha all'interno dello scacchiere nazionale. Che cosa vi voglio dire? Che è importante sapere che cos'è la nostra struttura per capire qual è il senso di appartenenza che io voglio che ogni socio abbia e che possa comunicare agli altri, soprattutto a quelli che vengono. È importante sapere, io ve lo dico fino alla nausea e continuerò sempre a dirlo, che noi per questa ragione non possiamo essere assimilati e non siamo assimilati a un campeggio nautico, a uno yachting club o a un dopolavoro. Noi siamo una naturale estensione della Marina Militare, quindi dobbiamo essere onorati di questo. Stamattina siamo un po' incrociati, abbiamo fatto un po' di riprese, si elegge il nuovo presidente, il collegio dei revisori, Lega Navale è un organo ufficiale, certo, come dicevi stamattina, della Marina Militare. Siamo qui, queste sono le nostre bandiere, ma siamo qui con il nuovo presidente. Certo. Eletto un'altra volta, per altri 3 anni, 2017-2020. 2017-2020, quindi oggi la nostra sezione, quindi gli uomini e le donne della nostra sezione hanno avuto di nuovo fiducia in me, quindi mi hanno rinnovato l'incarico di presidente per il prossimo triennio. Come già anticipato, è stata fatta l'assemblea elettiva, per cui sono stati eletti il direttivo e gli altri due organi, che sono il collegio dei provviviri e il collegio dei revisori dei conti. Scusate un po' la stanchezza oggi, non dovuta al mare questa volta. No, questa volta non dovuta al mare, ma diciamo l'intensità delle attività che sono state fatte preparatorie a questa. Vogliamo dire un po' giornata. Chi sono ora i nuovi revisori? Ci sono nuovi cambiamenti, qualcosa? Beh, diciamo che le squadre di base sono rimaste le stesse, ci sono due new enter nel consiglio direttivo, poi ci sono anche, no, invece i revisori dei conti sono, sì, c'è anche una new entry nei revisori dei conti, invece il collegio dei provviviri si è riconfermato anch'esso lo stesso. Tieni conto che su 200 aventi diritto al voto hanno partecipato 156 e su 156 abbiamo avuto 151 voti validi, 3 voti nulli e 2 schede bianche, quindi diciamo è stata una fiducia piena da parte del popolo della Lega, insomma, della Lega Navale ovviamente. Il popolo della Lega Navale, che poi anche il popolo molise, anche il popolo molise, abbiamo queste basi. Stiamo aggiustando anche il pontile, stiamo già procedendo, abbiamo fatto una messa in sicurezza dell'impianto del pontile, quindi cambio catenarie e quant'altro serve per tenere in sicurezza l'impianto. Abbiamo sentito anche i conti della Lega che sono attivi. I conti della Lega, diciamo, procedono abbastanza bene, per cui essendo noi un ente, diciamo, pubblico non economico, possiamo avere dei disavanzi in, diciamo, delle economie in attivo, che però reinvestiamo direttamente sulla struttura per tenere in manutenzione o rinnovare la struttura. La Lega doveva tenere il 30 aprile come da locandina un evento che viene spostato. È un evento importantissimo, quello con cui apriamo ufficialmente la stagione estiva, che è la giornata della sicurezza in mare, che ci viene data dal Ministero della Difesa e della Marina e viene concordato quindi con la Marina Militare.
militare con la Guardia Costiera, però che faremo a brevissimo, perché il comando della Marina Militare di Bari ci darà altre date di disponibilità vista la particolare importanza. Ci potrebbe essere in concomitanza con San Nicolo a Bari? No, se possiamo riusciremo a farlo prima, altrimenti immediatamente dopo. Evitiamo di sovrapporre le cose, perché se dovessero, come si prevede, vengono a partecipare anche vengono a partecipare il comando della Marina, della Guardia Costiera di Bari, e saranno impegnati su San Nicola e sul G7, per cui non penso, sono più importanti di noi, quindi noi possiamo aspettare un'altra settimana. Non tanto importante quanto è importante che di seguire attentamente le vicende della Lega, quello che fa la Lega. La Lega fa anche il servizio per i diversamente abili, si va a mare con i ragazzi, tutto in sicurezza. Tutto assolutamente in sicurezza, è primaria per noi, soprattutto nell'ambito sociale, nell'ambito della promozione sociale, il mantenimento delle condizioni di sicurezza con chi partecipa e viene a divertirsi insieme a noi, viene a condividere i nostri valori, i nostri principi, deve essere fatto assolutamente in sicurezza. Principalmente a ottobre? A ottobre poi c'è l'evento più grosso, che è la finale del campionato italiano di drifting al tonno, e avremo le eccellenze del big game italiano, e quindi Mola sarà riavremo Nando Sessa? Nando sicuramente viene, come regista di Sky sicuramente verrà a trovarci, anzi ci ha già chiamato e vuole venire lui a fare il servizio soprattutto in mare, quindi ci saranno comunque altre testate giornalistiche, altre televisioni che hanno chiesto di venire a seguire il nostro evento, che come ti dicevo è il più grosso evento di carattere nazionale sul big game. Io faccio già parte della Lega, quindi non c'è bisogno che vengo. Grazie Ninni, grazie di cuore, nuovi auguri Presidente. Grazie a Mola TV, che mi fa piacere che voi partecipiate insieme a noi. Grazie mille. Grazie.